Le sanzioni sono sanzioni che vengono dettate da motivi politici, certamente non economici, non fanno certo bene alla nostra economia, però chiaramente lo scopo è quello di fermare la guerra e quindi come tali vanno analizzate. Credo che le sanzioni che sono state decise dal Consiglio europeo siano delle sanzioni molto importanti perché vanno a ridurre in modo drastico le entrate di cui la Russia ha potuto godere sin qui e che hanno permesso di finanziare le spese militari della Russia, che sono spese militari altissime, spende più di 40 miliardi, ha speso sin qui più di 40 miliardi per l'offensiva in Ucraina. E quindi se riduciamo le entrate che arrivano dal petrolio e dal gas abbiamo qualche speranza che chiaramente la mano militare, la mano assassina della Russia diventi meno forte in futuro. Beh, ci vorrà del tempo, credo, queste sono le previsioni del ministro Cingolani, poi ce ne parlerà nei prossimi giorni qui al Festival dell'Economia, sono che noi diventeremo del tutto indipendenti dal gas e dal petrolio russo nel giro di 2 anni. Quindi nel frattempo certamente questa operazione ha dei costi, ci si arriva gradualmente perché sarà la fine dell'anno, nel frattempo è cominciato lo stoccaggio e poi è cominciata anche la diversificazione. Inevitabilmente qualche contraccolpo sulla nostra economia ce l'avremo, ma come dicevo queste sono scelte politiche, geopolitiche, non scelte economiche certamente, servono per cercare di fermare una guerra e di salvare delle vite umane. Sin qui abbiamo avuto un rallentamento della crescita, un rallentamento anche piuttosto consistente, le proiezioni di crescita si sono state fortemente ridimensionate, questo avviene per noi, avviene anche per la Germania e per tutti gli altri paesi che sono così dipendenti dal petrolio e dal gas russo. Vediamo anche l'evoluzione del quadro generale, vediamo quanto durerà questa guerra. Per il momento non siamo in recessione, certamente se le cose dovessero andare per le lunghe rischiamo. I problemi per il lavoro in questo momento sono soprattutto di carenza di manodopera delle imprese che lamentano carenze soprattutto nell'industria del turismo. E questo io credo sia dovuto al fatto che noi abbiamo avuto negli ultimi anni dei flussi migratori, addirittura abbiamo avuto anni di saldo migratorio negativo. Quindi non soltanto il saldo naturale, cioè la popolazione residente che, in cui ci sono state più morti che nascite, ma anche il saldo migratorio negativo e quindi questo ha ridotto fortemente l'arrivo di persone che possono lavorare, soprattutto in quel tipo di lavori. Noi abbiamo bisogno di più immigrati in questo momento, questa è la situazione in cui noi ci troviamo e dobbiamo quindi prepararci ad accoglierli, è un investimento che noi dobbiamo fare, un investimento nell'integrazione e nella coesione sociale. Abbiamo anche i profughi che stanno arrivando dall'Ucraina, che sono persone potenzialmente che possono arricchire anche il nostro capitale umano, sono molti bambini, quindi se li integriamo rapidamente nel nostro sistema scolastico avremo delle buone opportunità in futuro di contrastare il declino demografico del nostro paese.